da potrena, tosse sera viva da altra sura ma è fasa viva casa mai. L'uomo può davvero vivere senza mangiare e senza bere? Ci spostiamo in India, dove c'è un anziano di 82 anni venerato quasi come un santo. Il caso di Prahlad Jani in India è sicuramente un caso intrigante e ha molti richiami all'alchimia. È un uomo sacro che ha vissuto in una grotta nella giungla, sulle montagne, e lui asserisce di aver vissuto per più di 70 anni senza cibo né bevande. Sai dove vive il santo? Sì, vieni. In India vive un uomo, Prahlad Jani, un uomo venerato come un santo che sembrerebbe incarnare il successo stesso della ricerca alchemica. Un uomo a noi contemporaneo. Un asceta indù di 82 anni che sostiene di non mangiare e bere da vive in solitudine e, fatto straordinario, afferma di nutrirsi unicamente con le energie provenienti dalla meditazione e da un'antica, misteriosa pratica yoga. Io non posso dire per certo se lui stia vivendo senza cibo o senza acqua, ma posso dire per certo che questo è stato, ed è, uno fra i grandi obiettivi dell'alchimia. E posso dire anche che tutti possediamo delle capacità incredibili e che alcuni indiani, in particolare, si siano dimostrati in grado di svilupparle. Una persona normale ha bisogno di assumere mediamente un certo numero di calorie, che sono il bisogno energetico per la sopravvivenza, e variano da persona a persona, anche nella normalità, a secondo che si faccia vita sedentaria, a secondo che si faccia vita sportiva, a secondo che si sia nel caldo dell'Africa o nel freddo dei ghiacciai. Comunque, diciamo che in una vita normale, cittadina, un fabbisogno calorico di media in una persona sana è di circa 1800 calorie al giorno. Quest'uomo non è ibernato, ma continua a muoversi. Quindi avrà comunque bisogno di calorie per il movimento e il metabolismo cellulare. Un uomo non può vivere per 74 anni senza assumere cibo e senza assumere liquidi. Tutte le nostre conoscenze scientifiche ci dimostrano che non è possibile. Fino ad ora, quello che abbiamo imparato dalla scienza è diverso da quello che abbiamo visto in quest'uomo. La scienza e la nostra esperienza quotidiana affermano che è impossibile per un uomo sopravvivere senza bere né mangiare. Eppure, per quanto incredibile possa sembrare, la storia di Prahlad Jani è stata documentata da un gruppo di medici. È sorprendente. Un uomo, normalmente senza assumere acqua, morirebbe entro il settimo giorno. Questo è ciò che ci ha insegnato la scienza. Ma quest'uomo è sopravvissuto 10 giorni davanti ai nostri occhi. E se un uomo non urina entro il quarto, quinto giorno, i suoi reni dovrebbero andare... Ma nonostante tutto, lui è assolutamente normale. Nel 2003 Prahlad Jani ha passato 10 giorni sotto osservazione nell'ospedale di Ahmedabad, una città nello stato settentrionale indiano del Gujarat. In quei 10 giorni Jani è stato monitorato da un team di medici del Defense Institute of Physiologists and Allied Science. In quei giorni effettivamente l'asceta non ha ingerito cibo né acqua.
I medici non sono riusciti a trovare alcuna spiegazione scientifica per questo fenomeno incredibile e non hanno potuto far altro che documentarlo. Durante questi 10 giorni non ha assunto niente per via orale, non ha avuto perdite di urina, non ha neanche urinato e il suo sistema fisico è rimasto nella norma. Quando una persona si sottopone al digiuno, ci possono essere delle variazioni nel battito cardiaco, nell'equilibrio elettrolitico. L'equilibrio elettrolitico può indurre un po' di aritmia nell'individuo. Non capisco come quest'uomo, senza nessun tipo di elettrolisi nel suo corpo, sia riuscito a mantenere il suo cuore funzionante. Il giornale locale, l'Ahmedabad Mirror, ha pubblicato la notizia che è stata subito ripresa e diffusa dalla stampa internazionale. Ma chi è Prahlad Jani? Nato e cresciuto in un povero villaggio del Gujarat, nel distretto di Charod Mehsana, l'uomo sostiene di aver ricevuto in dono, all'età di 8 anni, questo potere speciale da una divinità indù, Ambaji. Da allora vive venerato come un santo vicino al tempio della dea, coperto solo da un sari rosso, l'abito tradizionale dei devoti ad Ambaji. Sono venuto in questo luogo circa 50 anni fa per rimanerci. Non ho più bevuto acqua da quasi 6 anni. Grazie alla sua dea, Ambaji, la quale produce un nettare di immortalità che dal palato scende direttamente nella sua bocca. Così ha vissuto per tutti questi anni. Ricevo le benedizioni della dea madre e questo mi dà l'energia per sopravvivere. Non assumo acqua fin dalla mia infanzia e quindi non conosco il sapore dell'acqua. Non ho mai sete, quindi non bevo. La dea madre mi apparve personalmente e mi mise un dito sulla lingua. Dea madre. Crediamo che sia come un dio e come una madre che si prende cura di noi. Ci benedice e benedice il mondo. Per provare a comprendere la storia di Prahlad Jani, dobbiamo intraprendere un viaggio nel paese in cui l'asceta è nato e vive, il paese della spiritualità per eccellenza. L'India. Un paese che riunisce le più grandi religioni e le più grandi culture del mondo, l'induismo, il buddismo, l'islamismo e il cristianesimo. La terra di Mahatma Gandhi, il padre dell'indipendenza indiana e della non violenza, nato nel Gujarat, la stessa regione in cui è nato Prahlad Jani. È ucciso da un sicario con 3 colpi di pistola a Nuova Delhi il 30 gennaio del 1948 presso la casa Birla, mentre si recava in giardino per la preghiera del pomeriggio. Il paese di Buddha, che 2500 anni fa trovò l'illuminazione sotto un grande albero di fico e che a Sarnath pronunciò i suoi 2 primi sermoni. L'India, il paese in cui scorre il Gange, il fiume sacro dell'induismo e nelle cui acque i fedeli si immergono per purificarsi e per ottenere il perdono da tutti i peccati. Proprio sulle rive del Gange sorge Varanasi, la più sacra città dell'India e principale luogo di pellegrinaggio per gli induisti. Il sogno di ciascun induista alla propria morte è quello di essere bruciato su una pira di legno lungo l'argine del fiume, affinché poi qualcuno ne sparga le ceneri
nelle acque sacre. Ogni mattina migliaia di persone scendono dalle sue sponde e vi si immergono. Penso che loro credano che entrando nelle acque del Gange, che sono così sacre e così pure, possano trasformarsi e purificarsi.